Allora, come si evince dal titolo del mio intervento, oggi vorrei provare a rispondere alla questione generale posta in questo ciclo di incontri, appunto, che cosa cambia con Nietzsche, dedicandomi al problema epistemologico. Tra le molte questioni relativamente alle quali si può dire che Nietzsche abbia offerto un contributo originale e rilevante per la storia del pensiero, il tema della conoscenza si distacca per la sua centralità, continuità e coerenza nell'intero arco di attività del filosofo tedesco. Su di esso Nietzsche riflette a più riprese, stimolato da un contesto culturale in cui le fondamenta della relazione teoretica tra uomo e mondo vengono messe in questione e minate da più fronti. Nel fare questo, egli risponde pertanto all'esigenza di un'epoca che necessita di nuovi principi, di nuovi punti di riferimento, a partire dai quali orientare il proprio agire, in senso teoretico e pratico. Meglio ancora, tale epoca sembra essere alla ricerca di un nuovo modello di principio, di un nuovo tipo di fondamento, dal momento che il modello precedente, il modello dogmatico o metafisico, ha rivelato i propri limiti e la propria inadeguatezza. Possiamo dire fin d'ora che l'intervento di Nietzsche si orienta esattamente in tal senso. Il suo contributo non si riduce infatti a dare una nuova risposta a vecchi problemi, ma consiste prima di tutto nel guardare a tali problemi in modo diverso. La sua originalità, pertanto, consiste a mio avviso principalmente nell'approccio che il suo pensiero esemplifica e nel percorso che Nietzsche intende delineare per l'umanità del futuro. Se si volesse esprimere la stessa cosa in altri termini, potremmo dire che ciò che cambia con Nietzsche sono gli stessi oggetti del nostro interrogare, ovvero il loro statuto epistemico e ontologico, il quale poi determina il tipo di risposta che sia possibile elaborare relativamente a questi ultimi. Con Nietzsche cambia il modo in cui ci muoviamo nel mondo, cambiano gli enti con cui ci relazioniamo, cambiano le forme di sapere con cui ci confrontiamo e da cui dipende il nostro spazio di azione. Non letteralmente, questo è chiaro, non sto parlando di una trasformazione effettiva del mondo che ci circonda, ma semplicemente di un cambiamento relativo al valore che a tale mondo viene attribuito. Un valore che per Nietzsche è determinante su più livelli, come avrò modo di mostrare tra poco. Il modo in cui Nietzsche si interessa al problema della conoscenza e affronta più in particolare la questione della verità rientra nel contesto delineato in queste prime considerazioni introduttive, che cercherò adesso di svolgere in maniera più elaborata. In un certo qual modo il mio discorso potrebbe essere un commentario a queste due osservazioni di Nietzsche. Fino a che punto la verità sopporta di essere incorporata? E la seconda è: la verità non è qualcosa che esista e che sia da trovare, da scoprire, ma qualcosa che è da creare e che dà il nome a un processo. La prima frase è tratta dal fondamentale e particolarmente noto paragrafo 110 della Grande Scienza, in cui Nietzsche presenta una concezione evolutiva della conoscenza che riporta il valore di quest'ultima alla sua funzione biologica, di sussidio per la conservazione della specie. La seconda frase proviene invece da un interessante frammento postumo del 1887 che rappresenta il punto di intersezione tra le considerazioni che Nietzsche svolge nel primo periodo di produzione filosofica, quindi fino all'epoca della prima edizione della Gaia Scienza, diciamo intorno al 1882, e le riflessioni epistemologiche della fase matura di produzione, contenute in Al di là del bene e del male, nel quinto libro della Gaia Scienza e nel Crepuscolo degli Idoli. Tornerò su questi passi nel corso della mia esposizione. Per il momento vorrei solo osservare che essi esemplificano in maniera estremamente efficace la duplice prospettiva di Nietzsche sulla questione della verità. Una prospettiva che mette insieme la critica a un modello dogmatico che è al contempo una sterile epistemologia, con la necessità di guardare la questione della verità da un punto di vista più ampio e che include la dimensione pratica dell'agire umano nelle sue molteplici articolazioni, che comprendono per esempio il piano esistenziale e quello antropologico. La verità per Nietzsche non è affatto qualcosa di fisso e immutabile, non è un oggetto del conoscere separato dallo stesso atto del conoscere. Al contrario, essa si fa e si modifica costantemente in piena conformità con i caratteri della dinamica naturale. E fa tutto questo in relazione a una forma di vita che a essa reagisce e in riferimento a essa si determina continuamente. È precisamente a questi due elementi che occorre prestare attenzione. Da una parte,
il motivo squisitamente epistemologico, antimetafisico o antifondazionalista, che pone Nietzsche pienamente nel solco di una tradizione post-kantiana che arriva fino ai giorni nostri. Dall'altro lato, l'idea che la verità sia sempre intimamente legata a una pratica di vita e che non sia possibile riflettere su di essa in maniera significativa se non alla luce di quest'ultima e nel contesto di tale relazione. Vediamo dunque prima di tutto la questione teorica dentro cui vorrei svolgere le considerazioni che seguono. Il primo elemento su cui è necessario soffermarsi, appunto la questione teorica che fa da sfondo al plesso tematico che Nietzsche mette insieme le tre nozioni di verità, valore e vita, è un elemento particolarmente interessante. A questo proposito vale la pena osservare che il discorso sulla verità in Nietzsche deve essere visto come esemplificativo della questione più generale dei valori o delle valutazioni umane. Questo non vuol dire che esso non trovi spazio indipendente negli scritti di Nietzsche, naturalmente. Nietzsche se ne occupa a più riprese, in maniera più o meno approfondita, compatibilmente col suo stile di riflessione avverso alla sistematizzazione, ma non per questo privo di coerenza e lucidità teorica, ed elabora, nel fare questo, alcune tesi non prive di originalità. Semplicemente possiamo osservare che il tema della verità emerge in Nietzsche sulla scorta di una riflessione epistemologica inizialmente orientata al solo problema della conoscenza, ma a partire dalla quale egli trae gli spunti teorici da applicare a questioni ulteriori. Più in particolare, la messa in questione del valore letterale della nostra descrizione del mondo, giustificata a partire dall'idea che il nostro rapporto col dato esterno sia sempre mediato fisiologicamente e intellettualmente, ovvero tanto sul piano delle percezioni quanto su quello dei concetti, questa messa in questione viene estesa da Nietzsche a qualsiasi giudizio operato dall'uomo, determinando il principio ermeneutico fondamentale per cui in qualsiasi caso ci troviamo a operare con interpretazioni morali, estetiche, teoretiche di vario tipo. Interpretazioni di fenomeni la cui realtà o presunta realtà ci è costitutivamente preclusa. In altri termini, una volta che si ammetta in un senso scettico o anche semplicemente agnostico che nulla si può dire del mondo se non ciò che noi elaboriamo percettivamente e intellettualmente, è possibile difendere l'idea che il senso di ciò con cui si entra in relazione, il senso del nostro mondo, non si possa giudicare al di fuori di questa stessa relazione. Sinteticamente, non possiamo ammettere che il mondo possegga un senso in sé al quale ulteriormente ci sia dato accedere. Si esemplifica in questi termini la questione antimetafisica o antifondazionalista, oppure anche, se vogliamo, antiessenzialista, ma questo termine potrebbe creare maggiori difficoltà. Si esemplifica la questione che Nietzsche affronta a più riprese e che esprime nei termini di una necessità di riflettere sul valore dei valori. Si tratta in fondo di una questione filosofica centrale, che si preoccupa di fornire una giustificazione, un fondamento al giudizio umano, nella sua forma più generale. Se viene a mancare un senso distinto dalla formulazione del giudizio, come sarà possibile operare una valutazione? È proprio su questo punto che Nietzsche riflette in maniera originale, come suggerivo poco fa. Egli sposta infatti il fulcro del problema, mettendo in questione lo stesso interrogativo, che a suo avviso riposa su un presupposto metafisico, il presupposto appunto che un senso ci sia e che possa effettivamente essere trovato, che l'unico modo di offrire al nostro giudizio un fondamento solido consista nell'individuare un riferimento esterno, non soggetto al relativismo proprio del giudizio, e che per questo ne costituirebbe l'orizzonte fisso di riferimento. La trasvalutazione dei valori, ovvero il progetto filosofico maturo di Nietzsche, può in effetti essere interpretata in tal senso, come un tentativo di intervenire sulla nostra concezione dei valori e proporre un modello alternativo, un'immagine diversa da quella tradizionalmente adottata. Questo non significa sostituire l'oggetto dell'interrogare, ma semplicemente modificarlo internamente, appunto trasvalutarlo, guardare a esso in maniera diversa e di conseguenza operare su di esso, ma anche con esso, in modo radicalmente nuovo. Quello che occorre fare più concretamente è, secondo Nietzsche, reagire
nei confronti del modello di pensiero che ha dominato la cultura europea, a partire da Platone, quel dogmatismo metafisico che si ritrova nel pensiero cristiano e che Nietzsche identifica con l'ideale ascetico. Ora, in modo alquanto significativo, e arrivo finalmente al punto che mi preme sottolineare, questo ideale ascetico che compare nel terzo trattato della genealogia della morale in particolare, questo ideale ascetico viene individuato alla base di tutte le espressioni culturali dell'Occidente, di arte, religione, filosofia e scienza, e viene definito da Nietzsche nei termini di una volontà di verità. Il nucleo di tale ideale è infatti, secondo Nietzsche, la fede in un valore metafisico, in un valore in sé della verità. Questo lo troviamo nel paragrafo 24 del terzo trattato della genealogia della morale. Si noti bene, non la fede nella verità, la fiducia in un particolare tipo di sapere, ma piuttosto l'attribuzione a quest'ultimo di uno statuto specifico che ne giustifica la rilevanza sulla base del fatto che esso possederebbe un fondamento in sé e quindi rimanderebbe a un piano ulteriore rispetto al giudizio stesso. Il passaggio cruciale consiste pertanto nello spostare l'attenzione dal piano ontologico a quello pratico e funzionale, ovvero dal contenuto del conoscere alla stessa attività conoscitiva, modificando in questo modo l'approccio che si debba avere nei confronti di tale processo. Una volta riconosciuto questo aspetto, il percorso da intraprendere segue quasi necessariamente, come Nietzsche osserva nei paragrafi conclusivi della genealogia della morale, ma anche in apertura al di là del bene e del male. La futura generazione di filosofi sarà infatti chiamata ad affrontare il problema del valore della verità e interrogarsi sullo statuto di questa verità. Anche qui occorre notare che l'obiettivo critico di Nietzsche resta comunque esclusivamente l'attenzione che tradizionalmente è stata dedicata all'ontologia del sapere, ritenuta l'unico riferimento sulla cui base poter giudicare un determinato contenuto. Il senso di un'attribuzione di valore, il senso di un giudizio, nel caso della verità di un giudizio epistemico, risiede nella stabilità che tale giudizio dimostri di possedere, una stabilità che a sua volta viene riportata a una presunta consistenza metafisica o ontologica del giudizio stesso. Da parte sua, Nietzsche invita a considerare l'ipotesi plausibile, a partire da alcuni presupposti epistemici sostenuti nella sua epoca e che egli adotta, che l'esistenza di una tale consistenza ontologica vada messa in discussione e che sia piuttosto opportuno ammettere che non vi sia, o almeno che non sia possibile individuare, alcun contenuto fisso alla base del giudicare. E questo può essere espresso con l'espressione, con la frase: Dio è morto, sostanzialmente. La morte di Dio è, in particolare, può essere declinata in questo senso. O possiamo dire che nella frase Dio è morto si ritrova questa esigenza, questo approccio. Questo naturalmente non implica respingere del tutto la verità o i valori. Con questo Nietzsche non spazza via completamente il piano di valutazione che regge il nostro agire pratico. Semplicemente, come osserva nella prefazione del Crepuscolo degli Idoli, Nietzsche riflette criticamente su questo fondamento, su questo piano, e opera col martello filosofico come con un diapason, scrive, auscultando gli ideali eterni o le antiche verità che costituiscono le fondamenta dell'edificio della cultura occidentale, rivelandone così l'inconsistenza ontologica. Se sia poi possibile donare a questi idoli, a queste verità, un senso nuovo, se sia possibile trovare nuovi principi e un nuovo criterio di valutazione che renda conto in altro modo, in un modo non metafisico, dell'origine dei punti di riferimento epistemici, assiologici ed estetici del nostro agire, ecco, questo è precisamente quello che resta da capire. Dunque, quanto osservato fin qui relativamente all'ideale ascetico mi pare che mostri abbastanza chiaramente la profonda connessione che si ha in Nietzsche tra il tema della verità e quello dei valori. Faccio notare, tra l'altro, che l'esigenza di, scrive Nietzsche, porre in questione il valore stesso dei valori, in questo caso i valori morali,
che corrisponde esattamente al problema solo apparentemente epistemologico con cui si chiude la genealogia della morale, il problema del valore della verità, viene introdotto questo problema appunto all'inizio della genealogia, nella prefazione di quell'opera, quale questione centrale della sua riflessione filosofica. Quindi vi è una reale intersezione tra i due temi, il tema epistemico o epistemologico e il tema assiologico, o forse meglio ancora un'inclusione del primo e del secondo. La questione dei valori include la questione della verità, o la questione della verità esemplifica la questione dei valori. Prima di passare a vedere in che modo Nietzsche elabori la sua riflessione epistemologica e cosa quindi origini la posizione antifondazionalista da lui sostenuta relativamente alle questioni dei valori più in generale, vorrei dire due parole sul terzo elemento che ho precedentemente chiamato in causa, ossia la vita, da intendersi qui come esistenza umana. La critica alla morale cristiana, la cui radice viene individuata da Nietzsche nell'ideale ascetico, si trova inserita nel contesto di una preoccupazione che riguarda il tipo umano. In un passaggio estremamente noto della prefazione della genealogia, nel paragrafo 6, Nietzsche imputa infatti alla morale cristiana la responsabilità di aver impedito all'uomo di svilupparsi secondo le sue potenzialità, determinando piuttosto la formazione di un tipo umano mediocre e spiritualmente malato, l'animale gregario. Su questo si possono vedere anche vari passi di Al di là del bene e del male. La questione della volontà di verità e dell'approccio metafisico al tema dei valori, di cui Nietzsche si occupa nella genealogia della morale, va quindi letta nel contesto di una preoccupazione antropologica, direi in senso filosofico, ma addirittura in un senso kantiano. Una preoccupazione animata dall'idea che una forma di pensiero, un modello culturale, possa corrispondere e anzi determini una precisa forma di vita. Le nostre convinzioni sul mondo, il modo in cui interpretiamo quest'ultimo, contribuiscono, cioè, a plasmare un tipo umano e posseggono pertanto una ragion d'essere che va ben al di là della questione puramente teorica. È precisamente all'interno di tale contesto che occorre considerare il discorso che Nietzsche svolge relativamente a verità e conoscenza. Per quanto esso possegga una propria originalità e sia già di per sé un luogo significativo di riflessione, se lo si prende isolatamente non è possibile cogliere pienamente la sua portata filosofica. Va anzi detto che occorre riconoscere a Nietzsche, sempre nel contesto di un interrogativo relativo a che cosa cambi con lui, va riconosciuto il merito di aver saputo riflettere sulla relazione tra sapere e pratica di vita, mostrando un percorso alternativo di approccio alla questione epistemologica. E passo con questo alla seconda parte del mio intervento, cioè mi addentro un po' sulla tematica per come emerge nei testi di Nietzsche. Lascio quindi da parte le considerazioni di carattere più generale e comincio a entrare nel testo nietzschiano, soffermandomi su alcuni passaggi della sua opera che mi sembrano essere particolarmente rilevanti. Cercherò quindi di ripercorrere rapidamente il percorso che Nietzsche svolge relativamente al problema della verità e vedere in che modo emerga e si sviluppi all'interno del suo pensiero il motivo antimetafisico. Nel far questo proverò inoltre a riflettere su come tale motivo si intersechi con le questioni filosofiche che Nietzsche affronta. Ho selezionato una scelta ridotta di passaggi, ovviamente, dato il tempo a disposizione, ma spero che sia sufficientemente ampia per raggiungere lo scopo prefisso. Dunque, il primo scritto che occorre prendere in considerazione è naturalmente il celebre testo su verità e menzogne in senso extramorale, redatto da Nietzsche nel 73 e pubblicato solamente dopo la sua morte. Come molti probabilmente sapranno, si tratta di un'opera incompleta, ma comunque estremamente rilevante, dal momento che appartiene alla fase in cui l'interesse di Nietzsche si sposta definitivamente dalla filologia alla filosofia. Le riflessioni che li svolge in questo testo, inoltre, mostrano chiaramente come in lui si stesse sedimentando l'influsso di due opere molto diverse tra di loro, ma accomunate da una matrice kantiana: il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer e la storia del materialismo di Friedrich Lange. Sulla scorta dell'ontologia e teorie della conoscenza che si trova esposta in questi scritti, Nietzsche elabora alcune considerazioni sul linguaggio e sulla verità, che possono essere considerate la vera e propria matrice di tutta la sua riflessione successiva.
In un certo senso potremmo dire che l'intero percorso teoretico che Nietzsche svolge relativamente alla questione epistemologica altro non sia che lo sviluppo di idee espresse nel 1873. Molto brevemente, possiamo dire che in Suverenità e menzogna in senso extramorale Nietzsche difenda una concezione del linguaggio orientata evoluzionisticamente e in base alla quale il valore delle parole non va oltre la loro funzione di segni di designazione. Il linguaggio, in altri termini, è da lui considerato come un sussidio alla conservazione della specie e più in particolare uno strumento che permette la costituzione di comunità di individui riuniti appunto da una designazione del mondo condivisa e che per questo rende possibile la comunicazione tra di loro. Nietzsche riferisce in effetti l'origine della nozione di verità a questa esigenza di costruire e di costituire una società. Essa è qualcosa di elaborato, di creato, è il risultato di una convenzione linguistica sulla base della quale si determina una designazione delle cose uniformemente valida e vincolante. Su questo punto la riflessione di Nietzsche opera la prima significativa considerazione epistemologica. Questo è il testo di Nietzsche. Le designazioni e le cose non si sovrappongono, qui Nietzsche pone la cosa come un interrogativo, ma ovviamente è un interrogativo retorico, le designazioni e le cose non si sovrappongono e il linguaggio non è l'espressione adeguata della realtà. Perché sostiene questo? Su che base è possibile difendere tale posizione? Per rispondere a questa domanda occorre guardare al contesto culturale della seconda metà dell'Ottocento e più in particolare all'ambito dei primi studi relativi alla teoria della percezione, riportati in parte nel testo di Lange. Molto semplicemente, le ricerche fatte nell'ambito della fisiologia della percezione da un ricercatore come ad esempio Johannes Müller avevano rivelato che gli stessi organi di senso operano attivamente sul dato esterno, restituendo un'immagine che non è mai pura o immediata. A qualsiasi livello di relazione con il mondo avviene un'alterazione del contenuto originale. Ma se le cose stanno in questi termini, allora va ripensato l'intero modello cognitivo e bisogna ridefinire il concetto stesso di rappresentazione, abbandonando quindi l'idea o l'ipotesi che esso possa costituire un accesso veridico, ovvero diretto, alla realtà. A dire la verità, poi, a partire dalle riflessioni degli studi di Müller, si potrebbe addirittura cominciare a negare l'idea che la realtà esista, ma questo è un passaggio ancora più complesso. Restiamo sul mettere in questione l'accesso diretto che abbiamo nei confronti della realtà. Per quanto riguarda il linguaggio, tale concezione mette in crisi l'idea che esso possegga un valore letterale e apre la strada a posizioni scettiche o perlomeno agnostiche, in base alle quali operiamo di fatto con finzioni e illusioni e non piuttosto con verità, da intendersi qui nel senso tradizionale di una teoria della corrispondenza, quindi una rappresentazione adeguata di ciò che si vuole descrivere. Ecco, questa è precisamente la posizione di Nietzsche, come possiamo vedere in due passaggi del testo su Verità e Menzogna. Le diverse lingue, scrive, mostrano che nelle parole non ha mai importanza la verità né un'espressione adeguata. Colui che costruisce il linguaggio designa soltanto le relazioni delle cose con gli uomini e ricorre all'aiuto delle più ardite metafore per esprimere tali relazioni. È interessante veramente il linguaggio che Nietzsche utilizza, perché qua parla di segni linguistici, di Zeichen, e usa una terminologia che sarà molto importante nella tradizione della filosofia del linguaggio successiva. Passo poi continua così. Nietzsche spiega che cosa intende per metafora, che cos'è una metafora, perché è un concetto appunto retoricamente rilevante, ma qui ha una base fisiologica molto evidente. Uno stimolo nervoso trasferito anzitutto in un'immagine, prima metafora, l'immagine poi plasmata in un suono, e quindi in una parola, seconda metafora. Noi crediamo di sapere qualcosa sulle cose stesse, quando parliamo di alberi, di colori, di neve e di fiori, eppure non possediamo nulla se non metafore sulle cose che non corrispondono affatto all'essenza originale. E di nuovo, ancora su Verità e Menzogna. Che cos'è dunque la verità? Si domanda Nietzsche. Un mobile esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi,
in breve una somma di relazioni umane che sono state potenziate poeticamente e retoricamente, che sono state trasferite e abbellite e che dopo un lungo uso sembrano a un popolo solide, canoniche e vincolanti. Le verità, questo è un passo estremamente famoso, sono illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria, sono metafore che si sono logorate e hanno perduto ogni forza sensibile. Il passo poi continua dicendo che sono come monete che si sono logorate, che hanno perso l'impronta che dà loro un valore. E il passo si conclude poi con questa osservazione: sinora noi non sappiamo onde derivi l'impulso verso la verità. Sinora infatti abbiamo inteso parlare soltanto dell'obbligo imposto dalla società per la sua esistenza. Essere veritieri significa servirsi delle metafore usuali. Su questi passi ovviamente è stato scritto e detto molto, perché sono estremamente famosi, ma restano comunque particolarmente stimolanti e interessanti, proprio per il modo in cui Nietzsche elabora le sue riflessioni con un linguaggio particolarmente specifico. Non mi posso soffermare ulteriormente su di essi per motivi di tempo, ma mi limiterò a osservare che da tali presupposti Nietzsche trae una considerazione fondamentale relativa alla nostra descrizione del mondo. Ogni definizione con cui operiamo possiede un valore limitato alla sfera umana, all'interno della quale è stata elaborata e nel cui contesto risiede il suo senso più proprio. Questa è una osservazione che mi preme sottolineare fin da ora, perché mi servirà poi per le considerazioni conclusive. L'immagine del mondo costituita dalla somma di tali definizioni non è quindi in alcun modo veridica in un senso tradizionale, cioè se con questo termine intendiamo il riportare adeguatamente e in maniera non mediata lo stato delle cose. Tuttavia questa considerazione confligge col realismo del senso comune, che ripone grande fiducia nella rappresentazione linguistica del mondo che ciascuno di noi adotta quotidianamente con tanto successo. Cosa vuol dire? Il linguaggio funziona bene, il linguaggio che usiamo. Ci permette di muoverci nel mondo e in un certo senso di dominarlo, di controllarlo. Ed è questo il motivo della nostra istintiva convinzione che la sua veridicità debba riposare ben più in profondità della sua mera efficacia operativa. Quindi il fatto che noi usiamo il linguaggio e che lo usiamo tanto bene ci porta a pensare che questo linguaggio abbia una presa surreale. Questa è una considerazione che possiamo ritrovare per esempio nell'argomento a favore del realismo scientifico di Hilary Putnam. Okay. Se il linguaggio funziona, se il nostro linguaggio è talmente efficace, sarebbe un caso estremamente miracoloso che non riportasse qualcosa di effettivo sulla realtà. Nietzsche pone la cosa in termini leggermente diversi e sempre in Su verità e menzogna scrive questo: l'indagatore della verità parte da un errore iniziale, credere che egli abbia le cose dinanzi a sé come oggetti puri. Egli dimentica che le metafore originarie dell'intuizione sono pur sempre metafore e le prende per le cose stesse. Su questo punto Nietzsche riflette anche pochi anni dopo, nel suo primo testo pubblicato propriamente filosofico e dichiaratamente filosofico, cioè Umano troppo umano. E nel paragrafo 11 di questo testo Nietzsche riprende le considerazioni svolte in Su verità e menzogna e le esprime in termini leggermente diversi. In particolare abbandona il riferimento alle metafore, non usa più il termine metafora, e comincia a parlare di errori conoscitivi, da intendersi sempre con riferimento alla fondamentale alterazione del dato percepito e successivamente concettualizzato. Nel ribadire che il linguaggio ricopre un ruolo essenziale per lo sviluppo della cultura, Nietzsche osserva questo. L'uomo pose mediante il linguaggio un proprio mondo accanto all'altro, un mondo fatto di nozioni e nomi nei quali egli ha creduto per lunghi periodi di tempo come in eterne veritates. Come in precedenza, la questione risiede per Nietzsche nel valore che viene attribuito ai segni linguistici, la cui efficacia quali strumenti di comunicazione non può essere negata, ma che non per questo devono essere riferiti a un fondamento metafisico. E sempre il paragrafo 11 di Umano troppo umano continua così: l'uomo credeva veramente di avere nel linguaggio la conoscenza del mondo. Il creatore del linguaggio non era così modesto da credere di dare alle cose solo denominazioni,
Al contrario, egli immaginava di esprimere con le parole la più alta sapienza sulle cose. Da quanto leggiamo, sembra quindi che Nietzsche intenda mantenere una netta separazione tra due piani del discorso: quello logico-linguistico dei concetti e delle verità, o magari delle verità, plurali, e quello ontologico-metafisico del mondo esterno, e qui riferito col termine Außenwelt, che io distinguirei, e credo che sia necessario distinguere Nietzsche da Wirklichkeit, dalla realtà, perché ci sono delle implicazioni metafisiche diverse sull'ammettere l'esistenza di un reale e l'ammettere l'esistenza di un mondo esterno. Il primo, il mondo delle verità, costituirebbe il nostro effettivo spazio di azione e comunicazione, mentre il secondo, l'Außenwelt, rimarrebbe completamente fuori dalla nostra portata. Il problema, secondo Nietzsche, per come lo leggo io perlomeno, si pone nel momento in cui si voglia riflettere su quale sia la relazione tra i due piani, e specialmente nel momento in cui si abbia la pretesa che il sussidio logico-linguistico di cui disponiamo rifletta adeguatamente l'articolarsi del mondo esterno. Per usare i termini che Nietzsche adopera in una nota molto più tarda, del 1888, in cui torna su questa questione, il principale errore che si deve imputare al senso comune è quello di confondere un criterio della verità, cioè la funzionalità del mezzo linguistico, con un criterio della realtà, e questo è il problema fondamentale della logica e della filosofia metafisica, secondo Nietzsche. Diversamente, come leggiamo in un altro paragrafo di Umano Antropomano, quindi torniamo al 78, la nostra riflessione critica dovrebbe portarci a considerare il mondo fenomenico, l'unico piano di realtà, mettiamo realtà tra virgolette, che davvero ci riguarda, come un quadro prodotto con l'accumularsi di una quantità di errori e fantasie, sorti a poco nell'evoluzione complessiva degli esseri organici e che sono cresciuti intrecciandosi gli uni alle altre e ci vengono ora trasmessi in eredità come tesoro accumulato in tutto il passato. Come tesoro, sottolinea Nietzsche, perché il valore della nostra umanità riposa su di esso. Questo abbozzo di concezione evolutiva della conoscenza pone l'uomo al centro del conoscere, in quanto creatore degli stessi oggetti del suo interrogare. I coloristi, continua Nietzsche, siamo stati noi. Siamo noi gli autori di questo quadro così variopinto ed elaborato da sembrare qualcosa che non ci appartiene intimamente. Nel corso della storia evolutiva della nostra specie, l'intelletto umano, continua Nietzsche, ha fatto comparire il fenomeno e ha trasferito nelle cose le sue erronee concezioni fondamentali. Per questo motivo, Nietzsche può sostenere che la rappresentazione del mondo è fabbricata con errori intellettuali tramandatici in eredità. Per quanto l'impianto del discorso sia sostanzialmente in linea con quanto Nietzsche aveva sostenuto nel 73, in Su verità e menzogna nel senso extramorale, va notato che l'attenzione si sposta qui dal piano sensoriale a quello intellettuale, cioè dalla percezione alla cognizione, concezione. Nietzsche non guarda più al modo in cui il dato sensibile viene modificato dalla nostra fisiologia, ma chiama in causa le forme logiche e i concetti che affollano la nostra descrizione del mondo, costituendo quell'ambito che più tardi prenderà nei suoi scritti il nome di mondo vero. Alla base vi è comunque sempre la medesima idea. Il mondo dei fenomeni, riportato nella nostra descrizione linguistica, è un mondo umano, dal momento che risulta dal nostro intervento attivo sul dato sensibile. Per quanto ci si possa sforzare di riflettere sui caratteri di un presunto piano metafisico, non ci sarà comunque mai possibile accedere a esso, dal momento che, come Nietzsche osserva nel paragrafo 9 di Umano troppo umano, noi vediamo tutte le cose con la testa umana e non possiamo tagliare la nostra testa. Per questo motivo, conclude Nietzsche, ogni interrogare metafisico è sostanzialmente poco interessante e anzi indifferente. Lo spazio del nostro giudizio non si estende oltre questo limite fenomenico e le nostre valutazioni non dovrebbero prescindere da ciò. Una simile considerazione si trova in effetti anche nella Gaia Scienza, in un paragrafo che riprende ed elabora ulteriormente la concezione evolutiva esposta in Umano troppo umano. Più precisamente si tratta del paragrafo 110 della prima edizione dell'opera, da cui è tratta la prima delle due frasi che ho citato in apertura. Il paragrafo reca come titolo Origine della conoscenza e si apre in questo modo. Per immensi periodi di tempo l'intelletto non ha prodotto nient'altro che errori. Alcuni di questi si dimostrarono utili e atti alla conservazione della specie. Chi si abbatté in essi,
infatti, o ricevete in eredità, combatté con maggior fortuna la sua battaglia per se stesso e per la sua prole. Tali articoli di fede, continua Nietzsche, o esplicita Nietzsche, che furono sempre ulteriormente tramandati e divennero infine quasi il contenuto specifico e basilare dell'umanità, sono per esempio questi: che esistono cose durevoli, anzi, che esistono cose uguali, che esistono cose in generale, materie, corpi, che una cosa sia quel che appare, che il nostro volere sia libero, che quanto è per me bene lo sia anche in sé e per sé. Allora, come possiamo vedere, ci troviamo nello stesso contesto di riflessione visto in precedenza, per cui secondo Nietzsche il nostro piano di discorso è costituito dal complesso di concetti elaborati nel corso dell'evoluzione della nostra specie e quindi sulla base di un'esigenza adattativa. Faccio notare da questo ultimo passo che tra questi concetti Nietzsche inserisce anche le valutazioni morali e non semplicemente ontologiche ed epistemiche. Questo giusto per ribadire il fatto che la riflessione di Nietzsche si muove in un contesto che comprende verità e valori senza particolare distinzione tra essi. Quindi parla appunto dell'esistenza delle cose, del problema della rappresentazione della realtà, ma anche della sensazione, del libero arbitrio e della volontà più generale, e anche del concetto di bene in sé, che ovviamente è un richiamo anche a tematiche kantiane, ancora una volta. Secondo quanto osservato in precedenza, Nietzsche ammette che tali concetti siano di fatto erronei nel momento che risultano da un intervento attivo che modifica il dato originario. Non si tratta quindi di una corrispondenza con lo stato di cose, di una riproduzione diretta o letterale della realtà, ma piuttosto di una sua elaborazione intellettuale o di un'interpretazione, se vogliamo usare ancora questo termine che comunque compare in Nietzsche. Da questo segue che il valore di tali concetti non può essere giudicato a partire dal loro confronto con ciò a cui si riferiscono. E Nietzsche in effetti scrive in questo passaggio: la forza delle conoscenze non sta nel loro grado di verità, bensì nella loro età, nel loro essere incorporate, nel loro carattere di condizione di vita. Ecco quindi come gli passa dal contenuto alla funzione, come avevo anticipato. Svincolato da riferimento a un piano ulteriore, il giudizio può essere valutato solamente a partire dalla sua operatività, dal modo in cui esso interagisce col nostro contesto pratico di azione. Nello specifico, il criterio di valutazione che Nietzsche propone guarda in questo caso alla vita, all'esistenza umana, quale orizzonte di riferimento sulla base del quale determinare cosa possegga effettivamente valore. Assieme agli errori, tra le potenze intese alla conservazione della vita, Nietzsche inserisce anche l'istinto di verità, spogliando dunque quest'ultima di ogni connotazione metafisica che le sia stata tradizionalmente attribuita. È a questo punto che gli pone la questione relativa alla possibilità di assimilare la verità, nel momento in cui questa sia stata privata di ogni consistenza e non risulti essere nulla più che una funzione valutativa. Nel momento in cui, cioè, essa non possa più costituire l'ago della bussola da utilizzare per orientarsi nei meandri labirintici dell'esistenza. Ora, se adesso ci spostiamo di qualche anno, passando oltre quell'evento grandioso quanto disastroso, perlomeno sul piano editoriale, che fu Così parlò Zarathustra, possiamo vedere come Nietzsche mantenga una certa attenzione per le questioni sin qui considerate, e quindi una continuità per quanto riguarda questa riflessione, introducendo un ulteriore elemento tematico rilevante e famoso, ossia il prospettivismo. Nella prefazione di Al di là del bene e del male, passiamo quindi al 1885, Nietzsche si esprime criticamente nei confronti del dogmatismo platonico radicatosi in Europa, in Occidente più in generale, che gli considera un errore che nega di fatto il carattere prospettico, la condizione fondamentale di ogni vita. Tale errore si manifesta in forma ancora più evidente nella volontà di verità, di cui dicevo prima, e che viene chiamata in causa nel paragrafo di apertura del primo capitolo dell'opera di Al di là del bene e del male, dedicato ai pregiudizi dei filosofi. E questo in effetti è il nucleo dell'intero sistema di pensiero metafisico, questo dogmatismo, dell'intero sistema di pensiero contro il quale Nietzsche muove la sua crociata filosofica. Nella volontà di verità, ovvero nella pretesa di poter attribuire un valore in sé ai nostri giudizi di valore e su questa base suddividere il mondo in rigide dicotomie del tipo buono e cattivo,
vero e falso, eccetera, risiede infatti, secondo Nietzsche, il tipico pregiudizio da cui si rendono riconoscibili i metafisici di tutti i tempi. Da quanto detto sopra, possiamo già capire perché Nietzsche respinga tale posizione. Come gli osserva, qua siamo nel paragrafo 2 di Aderlare del bene e del male, è lecito dubitare, in primo luogo, se esistano in generale antitesi, e in secondo luogo, se quei popolari apprezzamenti antitesi di valori, sui quali i metafisici hanno stampato il loro suggello, non siano forse che apprezzamenti pregiudiziali, prospettive provvisorie. Sulla base di cosa poi, continua Nietzsche, si giustificano tali antitesi e soprattutto l'attribuzione di un valore maggiore a uno dei due termini rispetto all'altro? Detto altrimenti, nonostante il valore che può essere attribuito al vero, al verace, al disinteressato, c'è la possibilità che debba ascriversi all'apparenza, alla volontà di illusione, all'interesse personale e alla cupidità, un valore superiore e più fondamentale per ogni vita. Il discorso di Nietzsche prosegue in effetti in tal senso. Ribadendo il tema evolutivo già esposto nelle due opere che abbiamo preso in considerazione e sulla base del quale gli definisce gli apprezzamenti di valore come esigenze fisiologiche di una determinata specie di vita che vanno giudicati sulla base dell'importanza regolativa che si hanno per noi. Questo è il paragrafo 3 di Al di là del bene e del male, ma anche nel paragrafo 4, quindi nelle pagine immediatamente successive Nietzsche ripete questa cosa. Per arrivare poi al paragrafo 34 di quest'opera, in cui Nietzsche tocca in maniera ancora più significativa le questioni su cui stiamo riflettendo. Dopo aver ribadito, in piena continuità con quanto osservato in Umano troppo umano, che, scrive Nietzsche, l'erroneità del mondo in cui crediamo di vivere è l'aspetto più sicuro e più saldo di cui possono impadronirsi i nostri occhi, scrive questa riflessione un po' più ampia e anche comunque centrale per il nostro discorso. Che la verità abbia maggior valore dell'apparenza non è nulla più che un pregiudizio morale. È perfino l'ammissione peggio dimostrata che ci sia al mondo. Si voglia confessare a se stessi quanto segue, che non ci sarebbe assolutamente vita se non sulla base di valutazioni e di illusioni prospettiche. E se si volesse, con il virtuoso entusiasmo e la balordaggine di alcuni filosofi, togliere completamente di mezzo il mondo apparente, ebbene, posto che voi possiate fare questo, anche della vostra verità, almeno in questo caso, non resterebbe più nulla. E continua. Sì, che cosa ci costringe, soprattutto, ad ammettere che esiste una sostanziale antitesi di vero e falso? Non basta forse riconoscere diversi gradi di illusorietà e apparenza, diversi differenti valeur, per usare il linguaggio dei pittori? Per quale ragione mai il mondo, che in qualche maniera ci concerne, non potrebbe essere una finzione? Il passaggio che Nietzsche compie in questo paragrafo è particolarmente interessante e rilevante, perché egli adotta una posizione gradualista relativamente all'attribuzione del valore di verità e falsità a una conoscenza. Più in particolare, Nietzsche suggerisce l'idea, e qua introduco un tema wittgensteiniano, l'idea che quello di verità sia un concetto fluido che dipende semanticamente dal polo opposto della relazione in cui si trova comunemente inserito. Cioè, senza un apparente e un falso, non può esserci un vero, e viceversa. Superando, o tentando di superare, la dicotomia tradizionale, che è appunto molto rigida, Nietzsche cerca quindi di elaborare un nuovo modello di valutazione, basato sul fatto che, per esempio, nel caso di un sapere che non potrà mai in alcun modo essere metafisicamente fondato, sia comunque possibile determinare una scala di valori. Come dire che non tutte le falsità, non tutte le illusioni sono ugualmente false e che piuttosto alcune di esse, per esempio in un certo contesto di azione, possono essere assunte come riferimenti relativamente stabili del giudizio. Il concetto di verità non va quindi completamente respinto, ma ripensato dal suo interno e ridefinito, per appunto, semanticamente. La chiave per fare questo consiste, secondo Nietzsche, nell'incorporare in tale concetto il motivo prospettivistico, o comunque relativistico, di cui egli parla più espressamente in due altri luoghi fondamentali del suo pensiero. Il primo di questi è il paragrafo 12 del terzo trattato della Teologia della Morale, quindi siamo sempre nel contesto della domanda che cosa sono gli ideali ascetici. Un paragrafo in cui
Nietzsche critica alcuni contenuti chiave del kantismo, tra i quali egli nomina i concetti contraddittori come pura ragione, assoluta spiritualità, conoscenza in sé. Commentando su questo, Nietzsche osserva: qui, nel caso di questi concetti, si pretende sempre di pensare un occhio che non può affatto venire pensato. Un occhio che non deve avere assolutamente direzione, in cui devono essere troncate, devono mancare le forze attive e interpretative, mediante cui soltanto vedere diventa un vedere qualcosa. Esiste soltanto un vedere prospettico e un conoscere prospettico. E quanti più affetti lasciamo parlare sopra una determinata cosa, quanti più occhi, differenti occhi, sappiamo impegnare noi per questa stessa cosa, tanto più completo sarà il nostro concetto di essa, la nostra obiettività. Il passo è forse tra i più noti per chi si interessa della questione epistemologica in Nietzsche e offre interessanti spunti di riflessione. Tra tutti, l'idea che sembra emergere in questo caso è quella di una molteplicità di punti di vista che guardano a uno stesso presunto, direi, elemento, che sarebbe appunto il nucleo fisso del nostro osservare. La somma dei punti di vista, delle prospettive che intervengono su tale nucleo, ne restituirebbe una descrizione oggettiva e completa. Ma a chi volesse argomentare che in questa sede Nietzsche difende un certo tipo di realismo metafisico, si potrebbe obiettare che il suo discorso pare essere prima di tutto orientato a una critica della tesi opposta, in base alla quale se si prescindesse da tutte le prospettive possibili di osservazioni su un dato oggetto, si rimarrebbe col contenuto fisso essenziale di quest'ultimo, quindi con l'oggetto in sé. Un'ipotesi del tutto implausibile per Nietzsche, e persino contraddittoria, dal momento che la nostra relazione col mondo si svolge per lui sempre a partire da una rappresentazione di quest'ultimo filtrata dal nostro apparato sensoriale e cognitivo. Dal punto di vista puramente teorico, non abbiamo in effetti nessuna garanzia che l'elemento che pensiamo di osservare in effetti vi sia, o perlomeno che vi sia qualcosa che possegga esattamente le proprietà da noi descritte. In altri termini, Nietzsche sembra volersi concentrare sull'idea che quello che una cosa è risulta solamente dalla combinazione delle varie prospettive di osservazione e non dalla loro sottrazione. Ragionando in tal senso, potremmo quindi dire che i concetti di oggettività e di completezza che egli chiama in causa in questo paragrafo non sono che concetti limite, punti di arrivo ideali di un percorso di elaborazione degli oggetti della conoscenza di cui non si vede la fine. Il secondo testo in cui il tema del prospettivismo è particolarmente trattato è il paragrafo 354 del quinto libro della Gaia Scienza, coevo ad Al di là del bene e del male, perché aggiunto alla seconda edizione dell'opera nell'87, ma già redatto nell'86. Siamo nello stesso periodo. Si tratta, questo paragrafo 354, di un testo estremamente denso e filosoficamente interessante, sul quale ovviamente non posso dire che poche parole. Per riassumerlo molto sinteticamente, in questo passaggio Nietzsche riprende le considerazioni sull'origine del linguaggio come mezzo comunicativo già elaborate nel 73 e le svolge ulteriormente, collegando le questioni relative alla natura della coscienza, non della coscienza morale, della coscienza come fenomeno cognitivo. Nella parte finale del paragrafo Nietzsche presenta l'unica vera definizione in nostro possesso del suo concetto di prospettivismo, che si lega con una prospettiva, con un punto di vista fenomenico. E questo, scrive Nietzsche, è il vero fenomenalismo e prospettivismo come lo intendo io. La natura della coscienza animale implica che il mondo di cui possiamo avere coscienza è solo un mondo di superfici e di segni, un mondo generalizzato, volgarizzato, che tutto quanto si fa coscienza diventa per ciò stesso piatto, esiguo, relativamente stupido, generico, segno distintivo del gregge, che a ogni farsi della coscienza è collegata a una grande fondamentale alterazione, falsificazione, riduzione alla superficialità e generalizzazione. Ora, alla luce di quanto detto sopra, questa osservazione non dovrebbe avere bisogno di particolari commenti. E di fatto Nietzsche ribadisce l'idea che il piano della conoscenza, ciò di cui diventiamo coscienti, sia il momento finale di un percorso cognitivo per nulla passivo, ma che anzi modifica il dato originario e ce ne restituisce un'immagine, almeno con buona probabilità, alterata. A partire da questo presupposto, Nietzsche conclude, in effetti,
che non vale neppure la pena prendere in esame il contrasto tra cosa in sé e fenomeno, giacché siamo ben lontani dal conoscere abbastanza per poter pervenire anche solo a una tale distinzione. Non abbiamo appunto alcun organo per conoscere, per la verità. Si noti come qui, allo stesso modo che in altri passaggi che abbiamo già visto, Nietzsche adotta l'uso grafico delle virgolette per dare enfasi ad alcuni concetti che necessitano di ulteriore definizione, come quelli di conoscenza e di verità. Prima era stato il caso di oggettività e di completezza. Anche il concetto di falso viene contrapposto a quello di vero, sempre tra virgolette. Dunque, ora, il prospettivismo o fenomenalismo, che potremmo riassumere come la posizione che prende in considerazione come significativo il solo piano della coscienza umana, elaborata sensorialmente e cognitivamente, senza preoccuparsi della sua effettiva corrispondenza con la realtà esterna, tale prospettivismo costituisce il modello di conoscenza alternativo a quello dogmatico dal quale Nietzsche cerca di allontanarsi. A suo avviso, infatti, quest'ultimo resta vincolato alla necessità di giustificare il sapere a partire da un riferimento metafisico al quale molto semplicemente non ci è dato accedere e che quindi resterà sempre oltre la nostra portata. La sfida di Nietzsche, il suo contributo originale, consiste precisamente nell'invitarci a fare nostro questo principio scettico e riorientarlo in un senso nuovo, che non si fermi a uno sterile relativismo o nichilismo incapaci di comprendere che un tipo alternativo di valutazione sia in effetti possibile. Come avevo suggerito in apertura, questa posizione si ritrova alla base del concetto e del progetto filosofico nicciano della trasvalutazione dei valori. Nel Crepuscolo degli Idoli, un testo pensato come compendio della filosofia di Nietzsche, finalizzato a preparare i lettori alla sua opera capitale, Nietzsche muove in effetti una grande dichiarazione di guerra agli idoli eterni che altro non sono che le antiche verità, prodotte da un pensiero antistorico che idolatra le forme fisse e stabili, i concetti mummificati, richiama Nietzsche, prodotti da una ragione miope e dogmatica. Tra gli obiettivi polemici di Nietzsche ritroviamo in effetti la metafisica del linguaggio, che ci restituisce un mondo di entità sostanzialistiche, di cose, di soggetti, di volontà, che non corrispondono a nulla di reale, ma sono per Nietzsche semplici finzioni. Il linguaggio, con la sua estrema efficacia, irretisce gli uomini e persino i filosofi, li cattura tra le maglie della grammatica, portandoli a credere che il mondo da lui prodotto, il mondo vero, sia l'unico piano di riferimento per un giudizio che abbia un senso. Al contrario, come è ben noto e come aveva suggerito Nietzsche già in Al di là del bene e del male 34, dovremmo ripensare radicalmente la stessa dicotomia tra verità e apparenza, eliminando entrambi i concetti in una sola volta. Nel fare questo, però, Nietzsche non sostiene che i concetti del nostro uso quotidiano vadano abbandonati. La sua critica si concentra sul valore metafisico di tali concetti, sul fatto che essi siano per noi divenuti appunto idoli eterni, ed è solamente questo l'elemento che egli intende eliminare. Come dire, soggetto, volontà, libertà restano idee con una funzione pratica indiscutibile, alla luce della quale possono pertanto assumere un valore e un significato ed essere quindi mantenuti quali principi di azione. Ora, proprio l'idea di una possibile eliminazione della distinzione tra vero e apparente compare nel frammento postumo dell'87 che ho menzionato in apertura, il secondo passo che in un certo senso sto commentando e di cui vorrei brevemente dire qualcosa prima di svolgere le considerazioni conclusive. In quella nota Nietzsche riflette per esempio sul carattere delle nozioni fittizie che aveva in precedenza ascritto alla descrizione logica del mondo, la durata, il restare uguale a sé, l'essere, osservando come questi non siano altro che complessi dell'accadere, apparentemente duraturi, in relazione ad altri complessi, cioè per esempio attraverso una diversità nel ritmo dell'accadere, scrive Nietzsche. Secondo Nietzsche, queste antitesi non esistono in sé, ma esprimono solo diversità di grado, vado alla slide successiva, esprimono solo diversità di grado che si presentano come antitesi per una certa misura prospettica. E quindi vediamo come si riproponga la stessa concezione gradualistica espressa in Al di là del bene e del male 34 relativa alla dicotomia verità-falsità. In entrambi i casi
Si tratta dell'interpretazione di una stabilità solamente relativa e che non riposa su alcun fondamento metafisico. Le antitesi, continua Nietzsche, non esistono, le abbiamo introdotte falsamente nelle cose. E successivamente la nota prosegue con una considerazione sul concetto di verità. La volontà di verità è un rendere saldo, un rendere vero durevole. La verità non è pertanto qualcosa che esista e che sia da trovare, da scoprire, ma qualcosa che è da creare e che dà il nome a un processo. Introdurre la verità come un processo in infinitum, un attivo determinare, non un prendere coscienza di qualcosa che sia in sé fisso e determinato. E ancora, sempre dalla stessa nota, la vita è fondata sul presupposto di credere in qualcosa che perdura e che ritorna regolarmente. Logicizzazione, razionalizzazione, sistematizzazione come sussidi alla vita. Vedete come tornano tutti i temi che sono stati introdotti, che ho introdotto fino adesso. Chiaramente si tratta di una nota postuma, quindi di una pagina di appunti, ma per quanto siano elaborati e articolati. Ma allo stesso tempo questo frammento mi sembra estremamente rilevante perché evidenzia un aspetto che segue da quanto ho detto finora. Nietzsche in questo quaderno ribadisce una serie di considerazioni che si concentrano in particolare sulla funzione del pensiero logico quale sussidio alla vita e quindi da intendersi in un senso evolutivo e antimetafisico. E nel toccare il tema della verità rende esplicito qualcosa di nuovo, qualcosa che non c'era ancora prima, l'idea di una processualità dinamica, quale piano di senso della stessa valutazione del conoscere. In questo passo la verità perde completamente ogni riferimento sostanzialistico e diviene pura funzione. L'essere vero diviene un farsi vero. La verità non è più appunto qualcosa che si possa ricercare e magari scoprire, ma è piuttosto qualcosa che occorre costantemente creare e che si determina all'interno di un contesto di riferimento in continuo mutamento. A mio avviso questa osservazione rappresenta il contenuto più originale della riflessione di Nietzsche, l'elemento di effettiva novità che egli introduce nel panorama filosofico occidentale.